Dopo la violenta rissa insorta nel centro storico di Agrigento, riunito in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli interventi del prefetto e del sindaco. Assistiamo a un fenomeno che purtroppo riguarda un po' tante realtà. Ciclicamente si sta verificando qui anche in questo nostro piccolo centro storico. E certamente questi due ultimi episodi, a distanza ravvicinata, hanno molto allarmato anche la comunità, ma questo devo dire veramente giustamente. E quello che riscontriamo è che c'è stato un intervento delle forze dell'ordine molto, molto preciso, molto concreto e anche molto efficace. Soprattutto gli 8 della rissa sono stati tutti identificati e sono in corso una serie di accertamenti per identificare gli altri. Quello che si riscontra, ed è questa è veramente una cosa che fa anche male, è la scarsissima collaborazione da parte dei cittadini, degli stessi esercenti, cioè i luoghi dove avvengono queste risse. E, tra l'altro, alcuni provvedimenti andrebbero presi a seguito di querela e queste cose. Non c'è questo riscontro e questa collaborazione. I cittadini si lamentano, si indignano, fanno le riprese, fanno i video, li mandano in rete, ma non c'è una parola di collaborazione, non c'è una denuncia, non c'è una segnalazione tempestiva. E quando vengono identificati questi ragazzi, spesso non ragazzini, parliamo di ragazzi anche di 25 anni, ci troviamo anche, le forze dell'ordine soprattutto che fanno un lavoro immane, si ritrovano di fronte anche a situazioni, in realtà anche di famiglie che si sentono anche, come dire, ma lei come si permette? Noi intanto rafforzeremo dei controlli, adesso nella seconda parte dell'incontro si stabiliranno anche delle modalità più, diciamo, più stringenti anche con servizi di controllo straordinario, come abbiamo anche fatto, chi è locale lo sa, in precedenza, quindi servizi veramente mirati e più strutturati. Ma io devo dire, il Comune ha preso un impegno che è quello di rimettere mano a tutto il sistema di videosorveglianza che c'è, ci sono decine di telecamere dislocate nel territorio comunale e in particolare nel centro storico, alcune funzionano, alcune non funzionano, quindi c'è bisogno di fare un lavoro serio che l'amministrazione comunale si è impegnata a fare. Faremo anche delle attività di tipo preventive che comunque si fanno già con quelle delle scuole, ma contiamo anche di coinvolgere le parrocchie per un confronto, per creare dei luoghi di incontro, perché è vero, tutto nasce dal disagio, ma è anche vero che in mezzo al disagio ci sono personaggi che comunque sul disagio speculano, approfittando di quelle che sono le due grandi emergenze, l'abnorme uso di droga e l'abnorme uso di alcol. Sindaco, si andrà anche questa volta verso la chiusura anticipata dei locali? No, assolutamente no, perché si è evidenziato, e ho evidenziato personalmente io nel tavolo tecnico, che non è un problema né di musica e né di orari. Il problema è ben diverso, si inizierà con una prevenzione. Da parte mia e l'intera amministrazione comunale si è impegnata nel tavolo tecnico di ripristinare la videosorveglianza esistente. Già abbiamo più di 70 videocamere presenti o fototrappole. Io ho anche l'intento di aumentare questa videosorveglianza, specialmente nelle vie più critiche della nostra città, del centro storico.